Ben ritrovati al terzo episodio del tutorial. Adesso cercheremo di iniziare questa partita e fare un po' di esperienza di gioco, quindi imparare giocando. Quindi come prima cosa tenteremo di sconfiggere questi ribelli e qui abbiamo il nuovo obiettivo, avevamo appena completato il precedente. In questo caso l'obiettivo è particolarissimo. La volontà di Dio è stata si è fatta chiara a te. Reclama la corona imperiale. Eh sì. Intanto la Boemia ha rifiutato la mia proposta di alleanza, che sembrava così probabile accettassero. Beh, potrei farla con la Borgogna, un'alleanza. Ero convinto accettassero. Allora, se non la Boemia, con chi potremmo allearci in questo momento? Non voglio allearmi con un rivale perché... Facciamo il Portogallo, proviamo, dice che è probabile. Perché rischierei di renderlo più potente come alleato. Ecco, il Portogallo ha accettato. Quindi siamo alleati al Portogallo. Volevo farvi vedere che in caso di alleanza con un altro stato possiamo vedere le sue province che non sono coperte dalla nebbia di gioco, insomma. E quindi adesso l'obiettivo è essere imperatori del Sacro Romano Impero. Questo non sarà facilissimo, ma forse neanche troppo difficile. Dobbiamo migliorare le nostre relazioni con i principati elettori. Ora, ne avevamo parlato prima, cercherò di mostrarvi concretamente cosa significa. In questo caso il Lussemburgo... Ah, sono vassalli del Lussemburgo? Davvero? Quindi, beh, tutti... Le nazioni tranne la Boemia non ci voterà perché vuole votare se stessa. Il Brandeburgo non ci voterà perché è vassallo, no, è unione personale del re, quindi con Lussemburgo, e quindi è impossibile che voti noi. Voterà invece il Lussemburgo. Ma questi 4-5 elettori dobbiamo fare in modo che votino noi. Partiamo. Partiamo da queste due, Colonia e Magonza. Allora, Magonza si trova... Dove si trova? Eccola. Allora, come prima cosa, gli mandiamo un dono di 6 ducati per migliorare le nostre relazioni. E lo stesso facciamo con Colonia. Possiamo anche espanderlo. Ah, interessante. Adesso che abbiamo due di prestigio, già possiamo espandere la nostra influenza su una grandissima quantità di stati dell'impero, ma anche, come vedete, stati in Italia e in Grecia. Piccoli stati. Espandere l'influenza è utile perché... migliora la nostra capacità diplomatica in primis. In secundis, impedisce, cioè ci dà un casus belli a chi, contro chiunque interferisca con la nostra sfera di influenza. Quindi, se qualcuno tentasse di fare accordi con una nazione che è nella nostra sfera di influenza, noi abbiamo un casus belli contro quella nazione. E infine è utile perché può essere un termine di negoziazione nelle guerre. Se stessimo perdendo, potremmo negoziare anziché cedere province e ridurre la nostra sfera di influenza, che è comunque un male minore. Comunque, per ora facciamo semplicemente un regalo a Colonia. Infine, guardiamo anche queste dichiarazioni di guerra. Castiglia ha dichiarato guerra a Granada, la Borgogna al Brabante, l'Ungheria alla Bosnia. Mamma mia. Quindi è finita in una guerra contro gli ottomani, in cui nessuno vorrebbe, penso, incappare.
Quando arriverà, intanto, fra 2 giorni. Ecco. Cerchiamo ora di fronteggiare la rivolta di questo pretendente. Mantova ci offre un matrimonio reale. Io in genere accetto i matrimoni reali perché non hanno l'unica controindicazione. Allora, il beneficio del matrimonio reale è che migliora le relazioni con le altre nazioni. Ad esempio, qui un matrimonio reale offerto alla Chea. Abbiamo 85 relazioni. Accetta il matrimonio, diventa 110. Inoltre, se quel paese ha una successione disputata, può darsi che si riesca a formare un'unione personale con quella nazione. Quindi, certamente è utile avere un matrimonio reale. La controindicazione è che non conviene assolutamente dichiarare guerra a un paese con cui si ha un matrimonio reale, perché si avrebbe, una ricaduta, di relazioni con gli altri paesi che hanno matrimoni reali con te. E perché avrebbe anche dei costi di stabilità, quindi non conviene per nulla. Intanto anche la Savoia ha dichiarato guerra alla Sardegna. La povera Sardegna. Intanto la Polonia ci offre un'alleanza che noi accetteremo. Così. Anche la Toscana, tutti ci offrono matrimoni reali. Saranno degli opportunisti? Intanto noi abbiamo sconfitto questi rivoltosi, anche Ansbach. Ecco, un altro modo per assicurarci l'elezione è formare dei matrimoni reali. Quindi abbiamo iniziato. Abbiamo 1000 offerte di matrimoni reali. Il Montenegro. Il Lussemburgo. Però non interessano con queste nazioni in particolare. Vediamo. Non abbiamo ancora sconfitto il loro esercito. Ragusa. Qui ci offre un matrimonio reale. Anche Lainaut. È abbastanza insolito avere tutte queste richieste di matrimoni reali. Ad esempio, se non sapessimo dov'è Lainaut, possiamo usare questo strumento utilissimo. Eccolo. È insolito ricevere tutte queste proposte di matrimoni reali, però essendo uno stato così importante l'impero, è probabilmente logico riceverne. Ecco, un'altra volta sconfitto il nemico. In questo caso, come vedete, arriveremo molto prima noi. Speriamo di riuscire a sconfiggerli subito. Oh, intanto la Polonia ci ha chiesto aiuto nella guerra contro la Mazovia. Abbastanza ridicolo perché potevano facilmente vincere da soli. Però noi accetteremo la loro richiesta. Questo aumenta una particolare caratteristica. Allora, un secondo. La fiducia che loro nutrono nei nostri confronti. Una qualsiasi nazione nel mondo. Leggiamo questo. Allora, abbiamo una relazione 80, siamo neutrali verso di loro, hanno una reputazione onorevole e poi ci dicono questa cosa. Vorrebbero fidarsi noi. In pratica, per ogni nazione al mondo ha una certa fiducia verso di noi. E questa fiducia dipende da vari fattori, ma il più importante è quello, di onorare le alleanze con loro. Quindi, come vedete, la Polonia ha cambiato già. Perché abbiamo onorato l'alleanza che avevamo con loro. E dice che si fidano di noi. Quindi, la fiducia poi è utile perché può essere ricambiata. Quindi, noi li abbiamo aiutati. Se noi ne avessimo bisogno, probabilmente ci aiuterebbero. Perché hanno, fiducia in noi. È una specie di anche gratitudine in un certo senso, perché è reciproca. Allora,
Quindi una cosa, adesso vi faccio vedere la mappa diplomatica. Vedete che tutte le nazioni con cui abbiamo un matrimonio reale sono già segnate in blu. Noi siamo in verde scuro, mentre questo verde acqua è per i nostri alleati in guerra. Quindi siamo alleati davvero col Portogallo e la Polonia, però la guerra. Qui è comparso questo stemma che indica la guerra che stiamo combattendo con la Mazovia. E vedete, uno schieramento è la povera Mazovia, l'altro è Polonia, Moldavia, Lituania e adesso ci siamo anche noi, Austria. Quindi la Moldavia e la Lituania sono nostri alleati in questo momento, in questa guerra, anche se non abbiamo un trattato di alleanza con loro. Intanto vediamo se riusciamo a sbarazzarci definitivamente di questi persistenti ribelli. Ah, intanto vedete che ci sono questi reggimenti appena formati. Si sono ora formati. Abbiamo solo 4 ducati, come vedete. Ora arriverà. Vuole resistere a tutti i costi. Però Linz, come vedete, ha un territorio montagnoso e quindi, come potete vedere, il terreno dà meno 5. Vedete come si svolgono le battaglie? Un secondo. Dice che abbiamo guadagnato un casus belli di alleanza contro Bourbonnais. E che abbiamo perso il casus belli contro la Mazovia semplicemente perché siamo già in guerra con loro. Probabilmente qualche nostro alleato è in guerra, il Portogallo in realtà, con Bourbonnais. Allora, qui abbiamo la fortuna, il dado, no? Il numero di armate schierate con lo schieramento, vedete? Qui abbiamo anche dei modificatori, questa è la capacità di fuoco del generale. Questo è il loro generale che vedete ha una capacità di fuoco di 1, mentre il nostro ne ha di 2, quindi è più probabile che ci siano dei benefici dal generale. E questo è il terreno, che essendo montagnoso, avvantaggia il difensore, che siamo noi in questo caso, perché siamo arrivati in questa provincia prima di loro. Questo è il loro morale, questo è il nostro. Sostanzialmente queste sono le perdite, ecco. Hanno perso. Ma non vince chi causa più perdite al nemico. Questi sono tutti gli alleati della Francia che entrano in guerra e che quindi sono nemici del Portogallo. Intanto abbiamo. Quindi noi guadagniamo un casus belli contro loro. Intanto qui abbiamo un'altra proposta di matrimonio reale. Abbiamo anche un nuovo diplomatico. È meglio cercare di convincere gli elettori a votare noi il prima possibile. Vediamo se, ad esempio, se fosse possibile creare un matrimonio reale con la Sassonia. Un matrimonio reale migliora di molto le probabilità di essere eletti. Vedete, abbiamo già superato la Borgogna perché il matrimonio reale ci dà un più 20. E le relazioni si sono anche migliorate per il matrimonio reale. Quindi siamo a 287 contro 268. Ecco, qui abbiamo i nuovi 5.000 uomini che fanno parte del nostro esercito. Speriamo di distruggere questo pretendente. Comunque la guerra con la Mazovia non ci preoccupa perché hanno 1.000 uomini e saranno certamente conquistati molto velocemente. Inoltre, essendo in guerra, possiamo anche aumentare le tasse. Vedete, alzare le tasse di guerra. Io adesso, intanto, qui possiamo coniare più denaro. Alzo le tasse di guerra, questo aumenta un po' l'esaurimento di guerra. Come vedete, adesso l'esaurimento di guerre non è più diminuito la condizione di pace perché non siamo in pace, però è comunque diminuito dal
dalle capacità del nostro re, aumenterebbe se avessimo dei grandi eserciti stanziati all'estero che non hanno dei rifornimenti adeguati e se alcune delle nostre province fossero occupate da dei nemici in guerra, e potrebbe salire facilmente anche a 18 in questi casi, se una buona parte delle nostre province fosse occupata. Come vedete, qui abbiamo diverse armate, abbiamo 5 reggimenti che formano 5 armate diverse, però se io le seleziono facendo rettangolo e dico di unificare le unità selezionate con questo pulsante, queste rimarranno 5 reggimenti ma formeranno un'unica armata. Ci dice che non hanno un generale, mentre quest'altra armata ha come generale il re stesso. Se volessimo assegnare un generale anche a questa armata, dovremmo reclutare un generale da qui. Però costa 50 ducati, abbiamo visto. Intanto anche la Turingia ci offre un matrimonio reale. Intanto, probabilmente a fine mese verrà indicato che la Sassonia ci voterà. Anche Hesse ci offre il matrimonio. Intanto la Boemia è in guerra con gli ottomani. Al fianco dell'Ungheria è una guerra molto strana, perché l'Ungheria è l'imperatore, bisogna dirlo. Non è uno stato qualsiasi in questo momento. È in guerra con gli ottomani. Insomma, ci sono due grandi schieramenti. Questa è una guerra interessante. La possiamo osservare meglio da qui. Qui ci sono parecchie guerre, come vedete. Questa è Ungheria, Transilvania, Boemia e Silesia contro Ottomani, Bosnia, Serbia e poi anche due altre nazioni islamiche, gli Gialaridi e Algeri. Che sono gli Algeri qui e gli Gialaridi sono questi. Probabilmente non riusciranno nemmeno ad arrivare. Devono fare un grande spostamento di armate se vogliono attaccare veramente gli ottomani. Attaccare veramente l'Ungheria. Tanto vedete l'armata della Polonia è abbastanza numerosa. Queste sono le armate della Bessarabia che è un vassallo della Polonia. Sono veramente irrefrenabili, però sono convinto che questa sia l'ultima battaglia contro loro e che poi verranno sbandati semplicemente. Anche l'Epiro ci offre un'alleanza. Ah, invece questo è un evento, l'aristocrazia è grata per il nostro favore. Quindi una delegazione di aristocratici è giunta a noi oggi per ringraziarci perché li favoriamo con il nostro governo, perché come ricorderete abbiamo una politica verso l'aristocrazia. E ci ringraziano con un dono di 100 ducati, che era proprio quello che ci serviva, tra l'altro. Grazie aristocrazia austriaca. Bene, bene. Penso che quindi in questo tutorial potremmo tentare di raggiungere il nostro obiet questo obiettivo, o almeno riuscire a convertire qualche elettore. Vedete? La Sassonia voterà noi. Ora proveremo anche a convertire almeno altri due di questi stati. E poi alla morte dell'imperatore ungherese, se riusciremo a mantenere questa condizione, diventeremo imperatori. Guardate qui. Ecco, finalmente abbiamo sbandato l'esercito nemico. Questo è un altro alleato alla Francia. Sono i vassalli francesi, questi staterelli, con cui noi condividiamo un casus belli. E ci possiamo riportare in questa zona più orientale dell'Austria. Adesso proponiamo un altro matrimonio reale, magari a Treviri. Eccolo. Ah,
Treviri è un vescovato praticamente, arcivescovato. Quindi non si possono formare matrimoni reali con un arcivescovato. Proveremo con il Palatinato allora. Molto probabile. Bene, abbiamo concluso anche questo matrimonio reale. È anche probabile che il re d'Ungheria possa fare una terribile fine durante la guerra con gli ottomani, quindi è importante avere il prima possibile questo. E la maggioranza del consiglio dei principi che voti per noi prima che muoia il re d'Ungheria. E qui abbiamo un'armata di Algeri addirittura che si trova proprio al confine con l'Ungheria. Il nostro prestigio sale per i buoni successi che hanno avuto le nostre richieste di matrimoni reali. E intanto abbiamo visto che a Venezia abbiamo ormai ben tre mercanti. Quindi possiamo. Qui questo indicatore permette di fare in modo che il computer mandi automaticamente i mercanti. Mettiamo una priorità 2 per Venezia e mandiamo un altro mercante. Come vedete, ora guadagniamo 38 ducati l'anno tramite i commerci. Prima erano solo 9 e vedete che quindi gli introiti dei commerci sono aumentati. Tra l'altro, aumentarli ci aiuta anche a ridurre l'inflazione dovuta alla produzione di oro. Perché se troppa parte dell'introito è dovuto all'oro, c'è un po' di inflazione prodotta a questa cosa. Naturalmente, cioè, è logico che produrre oro è un po' come battere denaro, quindi c'è inflazione. Come vedete, queste città sono in fermento perché c'è passata quella ribellione e essa, vedete, ha anche ridotto la crescita della popolazione, probabilmente per qualche mese, al 2% anziché il 9 o il 7, insomma, che era la norma, il 7 in questi casi. Queste crescono al 9 perché sono intorno alla capitale, che è il focus nazionale in cui tentiamo di espanderci, quindi, e naturalmente questo dà vari benefici. Le nostre tasse erano anche aumentate a 11, ricordavate che prima erano 9, perché avevamo alzato le tasse di guerra. Ora è finita la guerra, perché la Mazovia è diventata vassallo della Polonia, come vedete. Questo è costato alla Polonia. Non è costato infamia perché avevano un casus belli appropriato e invece gli ha dato molto prestigio, quindi è stato un grande affare per loro. Quindi la guerra è finita anche per noi e quindi finiranno automaticamente anche le tasse di guerra, questo è chiaro. E vedrete che le tasse torneranno a livelli prima, 9 circa. Vediamo intanto se il 23, fra un mese. No, fra 2 mesi arriverà questo mercante. Speriamo abbia successo. Possiamo aumentare anche un po' la velocità di gioco. Un altro alleato della Francia. Intanto anche il Palatinato ci voterà. Manca solo uno qualsiasi di questi stati. Proviamo a vedere se qualcuno. Anche questo è un arcivescovato. Quindi non possiamo formare matrimoni reali. Invece anche Colonia. Cavoli, sono tutti dei vescovi. Questo significa che dobbiamo migliorare le relazioni con loro. Proviamo con Mainz, basterà Magonza, appunto, un piccolo dono, o anche semplicemente proclamiamo di garantire la loro indipendenza. Vede? Questo migliora di 10 le nostre relazioni. Esatto. Come vedete, trust significa fiducia. Sicuramente se tra gli elettori ci fosse la Polonia, avrebbe più fiducia in noi e quindi sarebbe anche più facile che ci votasse, grazie alla fiducia. Ora, come vedete, anche Magonza voterebbe noi.
Quindi abbiamo la maggioranza degli elettori, perché la Borgogna ha solo due elettori, e quindi non appena l'imperatore attuale ci abbandonerà, noi saremo il prossimo imperatore. Essere imperatore dà parecchi benefici, questi. Più diplomatici, più magistrati, più efficienza allo spionaggio, più investimenti in stabilità, molti di più, molta più manodopera per l'esercito, più un limite di armate molto più elevato e parecchio prestigio. In più potremmo prendere, se avessimo l'autorità imperiale necessaria, quando saremo imperatori, queste decisioni che daranno ulteriori benefici, quindi certamente una delle nostre direttrici sarà proprio questa. Ah, finalmente, quella di diventare imperatori e portare avanti l'impero. La stabilità è salita a 2. Questi sono tutti gli alleati della Francia che man mano entrano in guerra contro Inghilterra e Portogallo, come vedete. Ci dice qui, in guerra con Francia, Bourbonnais, Berry, Auvergne, Foix, Armagnac e Alençon. Beh, se noi non ci volessimo accontentare, potremmo anche, ad esempio, la Borgogna però è preferita molto da loro, perché? Non saprei. Perché sono una nazione più grande? Ah no, perché hanno un'alleanza anche con la colonia. Beh, proveremo con Treviri allora. Treviri. Potremmo anche creare accordi commerciali, come vedete, c'è una lista sterminata. Vendere province. Mandare un insulto per peggiorare le relazioni e magari dichiarare guerra, offrire debiti, insomma, e offrire dei prestiti, non dei debiti, e dare o ricevere l'accesso militare, espandere l'influenza, eccetera. Possiamo iniziare con un dono. Comunque, come vedete, siamo avvantaggiati per queste elezioni. Naturalmente per l'Austria è piuttosto facile diventare imperatore. Intanto c'è un evento interessante, c'è una disputa per il confine. Cioè, posso pressare, come si dice, portare avanti una questione che reclama in pratica la Bavaria. La Bavaria? No, però. In particolare questa Niederbayern, questa provincia, che è media di ricchezza. Guadagnerei questa provincia come provincia nazionale, peggiorando le mie relazioni con la Bavaria. Invece, se desistessi, perderei uno di prestigio. Naturalmente, guadagnare una provincia nazionale è un evento che capita una volta tanto e ne vale assolutamente la pena, perdendo pochissimo tra altre relazioni. E beh, abbiamo naturalmente guadagnato questo casus belli riconquista contro la Bavaria per l'annessione di Bayern. Quindi, ben presto potremmo dichiarare una guerra. Intanto, Navarra è diventata vassallo d'Aragona. Qui vedete, ci sono molte informazioni di tipo militare che sono le più utili, perché se prendessimo ad esempio quelle diplomatiche sono meno importanti. Modena ha inviato un insulto a Ferrara, due volte tra l'altro, oppure no, Novgorod l'ha inviato a Tver, oppure la Mazovia ora è nella sfera influenza della Polonia. Sono comunque interessanti, però molto meno importanti delle guerre che poi possono cambiare la geografia. Quindi,
È per questo che mi concentro soprattutto sui messaggi militari. Bene, dai, intanto vi saluto e continueremo con il prossimo episodio, in questa, con una guerra contro la Bavaria per reclamare questa provincia. Intanto salviamo, vi mostriamo anche come salvare. Salva il gioco. Lo salvo come tutorial. Tutorial Austria. E salva. Molto semplice. Alla prossima.